film! Dammi la clava! Stasera parte un nuovo appuntamento di Granata Voice. L'abbiamo voluto chiamare Granata Voice Racconta perché proveremo a raccontare a cadenza settimanale alcuni argomenti che sono nell'attualità o che sono nella storia dello sport. Abbiamo pensato stasera di cominciare con una delle cose più importanti che determinano le prestazioni sportive, ed è la preparazione mentale. Lo facciamo con Maurizio Morelli di Popolo, che è uno psicologo, è un coach specializzato in psicologia sportiva, segue molti atleti nella loro preparazione psicofisica e mi piace ricordare che è stato collaboratore di Anthony Wetherill, il principale collaboratore, braccio destro con Anthony Wetherill, nella creazione dell'idea della carta del tifoso, che tante polemiche ha suscitato, che è stata poi sottratta e trasformata dall'autorità in una carta di sicurezza, ma questo sarà un altro discorso eventualmente da affrontare in altri appuntamenti, magari di Granata Voice Racconta. Quindi sono veramente felice che questa serie parte con Maurizio Morelli e quindi passo a lui la parola e spero vi intratterrà, vi farà fare un percorso in questo che è una delle, come ho detto, delle cose principali alla base di ogni successo sportivo. Buonasera a tutti. Come introdotto da Carmelo, io sono uno psicologo, un coach, uno psicologo sportivo e dai successi della 4% a Tokyo 2020 o 2021, come dir si voglia, quando alla fine del 4% il nostro miglior velocista ha ringraziato tutto il suo staff e tutto il suo mental coach, è venuta l'idea di parlare di queste figure che si affiancano alla preparazione fisica delle squadre o dell'atleta singolarmente. E questa sera ho preparato fondamentalmente due slide che partono con nel chiarire il concetto di quali sono queste figure professionali e poi vedere cosa esattamente fanno. Allora, in questo triangolo rovesciato vedete quelle che sono le quattro figure fondamentali nella preparazione mentale di una persona. Il counselor e il coach sono io messi in basso rispetto al triangolo, perché sono le figure che hanno un percorso di preparazione non legato a un percorso universitario. Al contrario, lo psicologo, lo psichiatra e lo psicoterapeuta hanno dei percorsi legati all'università. Mi spiego meglio. Il counselor e il coach sono due professioni assolutamente dignitose che sono codificate dalla legge 4 del 2013, nella quale gestisce e organizza le professioni che non hanno un albo. Quindi hanno dei percorsi strutturati, generalmente di 1 o 2 anni, dove nella loro specificità, che vedremo fra poco, affrontano il tema della preparazione mentale. Lo psicologo dello sport è una specializzazione della psicologia, quindi una persona ha fatto 5 anni di studi, si è fatto la sua bella tesi e poi ha fatto un master, generalmente un master di approfondimento di almeno 2 anni, nella quale tratta queste tematiche principali. Ho messo anche lo psicoterapeuta, che è un percorso di approfondimento sia dello psicologo che dello psichiatra. Quindi uno psicologo studia per altri 4 anni e diventa psicoterapeuta. Lo psichiatra, dopo aver fatto 6 anni di medicina, si laurea e diventa medico, fa 4 anni di specializzazione in psichiatria e fa un ulteriore percorso in psicoterapia. Per chiudere brevemente questa parentesi, gli psicoterapeuti, quindi prego la regia di rimettere il triangolo, gli psicoterapeuti fondamentalmente riguardano
la patologia, quindi il pathos, quindi la sofferenza. Quindi è una persona che soffre psicologicamente e non ha gli strumenti per affrontare, quindi si rivolge a un professionista. Tolto, come dire, la parte di sofferenza, lo psicologo e il counselor e il coach sono queste altre figure che si affiancano alla preparazione mentale. Vediamo la seconda slide, vediamo nelle differenze. Quindi abbiamo il coach, dove è un professionista della relazione d'aiuto che con gli atleti stabilisce degli obiettivi, lavora sulla prestazione fondamentalmente, quindi stabilisce e porta a chiarezza mentale definita, stampata, come dire, stampata nella testa dell'atleta o della squadra l'obiettivo. L'obiettivo, perché è importante l'obiettivo? Perché l'obiettivo porta con sé delle azioni e quindi se non è chiaro l'obiettivo, le azioni da fare sono errate. Il counselor è invece ha l'obiettivo di lavorare con il cliente per migliorare la qualità della vita e capite bene che in questa ottica il counselor è limitato rispetto alla performance perché ovviamente la performance è qualcosa di tangibile. La qualità della vita è portata da una buona performance e quindi in questo senso il counseling è una metodologia di aiuto che mette in relazione l'obiettivo con la capacità di valorizzarsi. Lo psicologo, in particolare lo psicologo dello sport, lavora sulle emozioni, su tutti quei processi mentali, sulla prestazione degli atleti e delle squadre. Quindi diciamo che da questo punto di vista lavora sulle abilità inespresse o comunque sulle abilità espresse e che devono essere allenate. Tutte le abilità, anche quelle mentali, che possono essere quelle di concentrazione, di resistenza allo stress, di leadership, hanno bisogno di essere allenate. Vieppiù, soprattutto quando durante una prestazione sportiva c'è molto stress, e quindi se il tuo cervello non è stato abituato a immaginare e a lavorare in quelle condizioni, ovviamente andrà in difficoltà perché c'è proprio una componente fisica. Immaginatevi il nostro cervello a un certo punto, a questa altezza, ha proprio un blocco, per cui non è capace più fisicamente di elaborare un certo numero di informazioni a livello cognitivo. Quindi la preparazione mentale, porta non l'elaborazione mentale a livello automatico ed è quindi, per farvi un esempio, in questo momento io sono seduto su una sedia, illuminato e sto parlando con voi. Quindi il mio cervello sta processando automaticamente una serie di informazioni che sono la luminosità, il fatto di essere seduto, quindi a livello propriocettivo e sta sentendo la mia voce. Queste sono tutte informazioni che io sto processando in maniera automatica. Quindi lo psicologo dello sport, lavorando sull'atleta e sulle squadre, fa sì che la capacità mentale sia sempre di più automatica, un po' come quando noi abbiamo imparato a guidare. La prima volta che siamo saliti su un'automobile non sapevamo grosso modo cosa fare, mentre dopo 10 ore di addestramento ci portano adesso a fare più cose, a guidare in maniera automatica, a rispondere al telefono anche se non si dovrebbe fare, mangiare e così via. Quindi il coltivare l'abilità mentale all'interno di una prestazione sportiva dà un netto vantaggio, quindi dà un netto vantaggio rispetto alla situazione di stress. Perché la psicologia dello sport e le performance del coach devono essere in qualche modo allenate? Perché la performance dell'atleta, l'atleta ha l'incapacità a un certo punto, quando va in affanno, di sapere quello che sta facendo. Quindi più sei abituato a livello automatico a sapere quello che fai, più sei in grado di gestire le eventuali variabili. Allo stesso modo, se consideriamo una squadra come non solo il singolo insieme dei
giocatori, ma un la cui somma è un qualcosa, il famoso spirito di squadra, la squadra sarà qualcosa di diverso dal singolo giocatore stesso. Avrà le caratteristiche di tutti, ma avrà una caratteristica globale insieme. Perché lo psicologo dello sport lavora in affiancamento con l'allenatore? L'allenatore ha una visione decisamente sulla prestazione fisica e il lavorare sulla squadra in alcune situazioni particolari dà un vantaggio competitivo. Si dice molto. In tutti gli sport non è andato, ha perso la testa, non ragiona più, non ha espresso il proprio valore. Facciamo questo ragionamento: la squadra o l'atleta perde il proprio valore perché perde i propri parametri. I parametri di prestazione, ha di fronte comunque un avversario che ovviamente fa il suo, cerca di portare in qualche modo il suo schema di contrasto all'avversario. Quindi, da questo punto di vista, il più forte mentalmente è in grado di applicare le sue procedure, gli schemi mentali, sempre e comunque. Le squadre che corrono per 70 minuti, 80 minuti e poi negli ultimi 10 minuti perdono la competizione, la gara, vedrete da questo punto di vista che c'è questo tipo di discorso. Quindi si blocca, si va in blackout, c'è un blocco a livello fisico e si porta anche a livello mentale. Vi do un'altra chiave di lettura. Il riposo fisico è diverso dal riposo mentale. Lo sforzo fisico ha dei tempi di recupero più lunghi del recupero mentale. Quindi all'interno di una performance prolungata, che possono essere i 90 minuti, o di una performance accelerata, come possono essere i minuti in acqua del nuotatore, ovviamente la capacità mentale dell'atleta, degli atleti di adeguarsi agli stimoli e superare gli stimoli fa sì che la prestazione sia esemplare sempre e comunque. Considerate che rispetto appunto alla capacità di recupero, ovviamente nel momento in cui scatta la capacità di recupero fisiologica, sta nell'abilità mentale dell'atleta o delle squadre recuperare quelle forze che ci permettono comunque di stare in piedi, fare una serie di schemi motori acquisiti in maniera sempre perfetta. Quindi, in questo senso, il risultato sportivo non è tanto l'incapacità di realizzare uno schema atletico, quanto la capacità dello schema mentale di non supportare lo schema atletico. Per ritornare alle figure che intervengono, vi do, come dire, dei piccoli accenni. Il coach, se ritorniamo alle definizioni per cortesia, il coach per definizione è un partner e in questo senso non deve avere competenze particolari. La difficoltà di capire la traduzione, perché dall'inglese il verbo to coach si traduce con il verbo insegnare, ma il coach non insegna niente. La traduzione più usata sarebbe quella di affiancare non il verbo to coach, ma il carrier coach, che è il vagone. Infatti, per il principio del coaching, il coach è una persona che tramite la relazione con il coach sposta da un punto A a un punto B la performance e l'obiettivo di conseguenza del coach. Quindi capite bene che in questo senso non ha ragion d'essere aggiungere al coach la parola mental coach. Il coach non insegna, il coach trasporta. E trasporta come se prendesse per le mani
il suo OC. Il counselor, lo stesso discorso, a questo punto prende per mano e rimodula attraverso la valorizzazione delle capacità e le competenze del singolo la qualità della vita. Quindi, in questo senso, cosa c'è da migliorare nella performance sportiva e cosa si porta alla performance sportiva dietro? Invece, la psicologia dello sport lavora proprio sulle capacità mentali e quindi sposta tutte quelle che sono le conoscenze attraverso i processi di apprendimento, sposta quelle che sono le conoscenze rispetto alla capacità di resistenza allo stress, alla leadership, alla capacità di resistenza all'avversario, al concetto di resilienza e installa come se fosse un nuovo programma nella testa dell'atleta, della squadra, una nuova modalità mentale e quindi operativa. Le Olimpiadi di Tokyo hanno evidenziato quanto queste figure di preparazione mentale siano importanti. L'atleta ha bisogno di uno staff sempre più completo, ovviamente ha una figura di riferimento che è quella dell'allenatore, con la quale, essendosi instaurato un rapporto di fiducia o di stima, di reciproca. Come dire, vantaggio, essendo nella relazione, quindi è un po' il coach, l'allenatore rispetto all'atleta o alla squadra, a volte ha delle remore a far venire fuori quelli che sono i blocchi mentali. La figura di una terza persona esterna, un professionista, in qualche modo avvantaggia la relazione allenatore-allenato. Atleta, perché? Perché va fuori, va fu la singola presenza porta fuori uno schema di relazione, uno schema dove c'è l'atleta e l'allenatore. L'uscire fuori di schema porta già primariamente la capacità di gestire elementi avversi durante la prestazione sportiva. Non a caso la preparazione mentale, la psicologia dello sport è una parte della psicologia, ma sono ormai 25 anni che porta a casa dei successi. Mi piace ricordare, io sono stato un atleta, Mennea si riconosceva la sua diversità fisica rispetto ai neri americani, però si riconosceva una sua capacità mentale nel non mollare mai. Ecco, in questo senso la capacità, la cosiddetta resilienza, è la capacità di gestire le situazioni avverse e saper modificare lo schema attuativo di uno schema mentale. Immaginatevi lo scalatore che deve sapere, deve, non dimentica la capacità di tirar sulle corde, spostarsi e mettersi in sicurezza, ma deve saper gestire magari un elemento esterno che è un atleta di vento che lo allontana dalla sua meta tracciata. Ecco, in questo senso la capacità di gestione dello stress, la capacità di gestione della resilienza devono essere allenate esattamente come la capacità fisica e la resistenza fisica, anaerobica e così via. All'interno della medicina, all'interno della medicina, della fisiologia dello sport, molti analisti delle prestazioni sportive vanno in team con professionisti della relazione. In questo senso, anch'io quando vado, sto lavorando con un atleta che sta preparando il suo rientro. Un pugile, questa persona non ha dimenticato di saber tirare un dritto, un gancio o tutti gli elementi che ha avuto dei problemi nel saper gestire questo tipo di relazioni. Quindi la capacità di portare
al di fuori della prestazione sportiva, solo alla prestazione sportiva e dimenticare tutto il resto, è quello che è il vero valore aggiunto. Sono passati 20 minuti, io ho promesso alla redazione di trattare questo argomento in pillole, ci siamo ripromessi di continuare di riprendere questo argomento. Ringrazio voi che mi avete ascoltato e ci vediamo al prossimo approfondimento. Una buona serata.